abbiamo ricevuto questo premio, l'uomo vitruviano. È bellissimo, Aldo, per straordinario, complimenti, grazie Carlo. Non è tutto fumo quello che si vede, è molto arrosto. Ma come si tosse? C'è di che ti fai a fare di male la colonna, c'è? Allora Chiara, tu stasera innanzitutto ci hai onorato della tua presenza. Io lo dicevo prima quando ti stavamo aspettando, che come dire, non solo una grande attrice, una grande presentatrice, ti abbiamo visto ultimamente a Colorado e ti vedremo tra poco e poi magari lo diciamo dopo agli MTV. Sì. Ma soprattutto una bravissima ragazza, l'ho detto oggi che ti ho conosciuta. Grazie. Abbiamo fatto questa bellissima visita agli scavi di Pompei. Sì. Magari diciamolo subito, com'è stata Pompei? Come ti sei trovata qui e soprattutto gli scavi? No, è stato molto emozionante perché c'ero stata soltanto una volta, ma ritornarci con te è stata è come se fosse stata la prima volta. È bellissimo, è suggestivo e poi devo dire che insomma... tra i miei migliori amici ci sono napoletani e quindi tutte le volte che vengo in Campania, grazie, nonostante io sia toscana, però comunque anch'io ho questo calore, ho questa empatia, per cui insomma mi trovo particolarmente a mio agio in questa meravigliosa regione. E tu sei sempre la benvenuta. Grazie. E l'anno prossimo sicuramente tornerai, perché certo, sì, il successo non finisce qui ed è meritatissimo. Bene. Tu qui stasera però vieni per Pazze di me, sì, che è dell'anno scorso, film, sì, di Fausto Brizzi, dove interpreti Beatrice. Sì. Questo è un film che parla del mondo femminile, sì, e interpreti questa precisione un po' perfettina, questa ragazza perfettina, laureata e notaio a 22 anni, ma che però viene lasciata sull'altare.
raccontaci un po' il ruolo di Beatrice e soprattutto com'è stato lavorare con Fausto Brizzi. Allora, lavorare con Fausto Brizzi è stato meraviglioso. Ci avevo già lavorato precedentemente nel film Maschi contro Femmine, dove interpretavo questa ragazza lesbica, per cui un ruolo che mi ha fatto sì che vincessi anche il premio Biraghi a Venezia. È stato molto bello lavorare ancora con Fausto e il film è divertentissimo. Il mio personaggio è di questa ragazza che è un po' perfetta, nel senso che è notaio, ma è anche una che vince un concorso di bellezza, ma nonostante queste grandi doti viene lasciata all'altare, quindi in realtà per tutto il film io indosso questo abito da qualcuno sposa. Qualcuno magari dice alla fine la ruota gira. Esatto, eccola. E sono un po' come la sposa cadavera, nel senso che per molta parte del film guardo in maniera catatonica, perché questo può succedere anche a chi crede di essere perfetto, e quindi bisogna cercare di costruire e di raggiungere una propria felicità che esula certe volte ed è distante dall'idea generale che si possa avere di perfezione. Grazie, un applauso. Tornando al cinema, sì. Anzi, continuiamo sul cinema. Non si ferma, Chiara Francini non si ferma a pazzi di me, anzi questo 2014 è bello pieno, sì. E sarà nel prossimo film di Alessandro Genovesi, che ho avuto la fortuna di conoscere, un bravissimo regista che ha la sua opera, terzo film, sì, dopo La peggior settimana della mia vita e Il peggior Natale della mia vita, dove lì ritrovi anche Diego Abbatantuono che ti ha seguito a Colorado, sì. Com'è lavorare con Diego e lavorare con Alessandro Genovesi? Allora, lavorare con Alessandro Genovesi è stato meraviglioso. Io appunto avevo lavorato nella peggior settimana della mia vita e questo film che si intitola Soppopera, che esce il 23 di ottobre, che io ho avuto la fortuna tutti di vedere. Tutti al cinema a vederlo. È stupendo, è divertentissimo, è interpretato da attori pazzeschi, tra cui Diego Abbatantuono, Fabio De Luigi, Ale Franz, Ricky Memphis, Cristiana Capotondi, e quindi c'è una partecipazione anche di Caterina Guzzanti, e lavorare con Diego è incredibile, insomma. Credo che si sia vista anche questa alchimia a Colorado. Diego è un mattatore, quindi è giusto che lui debba essere lasciato libero di improvvisare, ed è un titano che comunque sia mi ha insegnato molto e accanto al quale è veramente un godimento stare. Io andiamo molto d'accordo e sinceramente mentre facevo Colorado mi divertivo in maniera spontanea, in maniera sincera, è stato bellissimo. E sarai anche nel prossimo film è un toscano, quindi. Sì, di Paolo Ruffini, sì, questo film si intitola Tutto Molto Bello e questo film di Ruffini che ho appena finito di girare uscirà il 9 di ottobre e quello di Alessandro Genovesi il 23 di ottobre, quindi per tutto ottobre non potrete che vedere la Francia. Quindi è appena finito Colorado e poi si riparte da settembre col cinema, sì. E all'insegna della Francini, che posso dirlo, secondo me è la donna dello spettacolo del 2014, ecco, ed è meritatamente la donna dello spettacolo del 2014. Il nostro festival, come sai, quest'anno è dedicato all'ambiente e soprattutto alla sua salvaguardia. E, ti faccio una domanda: quanto è importante secondo te il cinema per contrastare un po' questo fenomeno purtroppo delle problematiche ambientali? Quanto noi come attori, registi, oppure con un film, oppure con la televisione, con lo spettacolo, possiamo dare dei messaggi importanti per contrastare questo fenomeno? Beh, assolutamente, i messaggi vengono dati proprio parlando di quelle che sono delle problematiche come queste, quindi io credo che il fatto che si facciano conoscere, se ne parli, si possa far sì di arrivare ad un pubblico sempre più ampio, e quindi credo che la cosa più importante sia parlarne, quindi sia, certo, che si parli di film, soprattutto ai giovani, esatto, sia che si parla, sì, perché sono comunque veicoli, il cinema, la televisione, il teatro sono appunto i veicoli tramite i quali si arriva in maniera diretta ai giovani, certo. E quindi la conoscenza è sempre a fondamento del cambiamento. Noi abbiamo un masterclass gratuito per 44 ragazzi di cinema per 5 giorni, quindi parlavamo di giovani. Che consiglio ti puoi dare ai ragazzi che si avvicinano al cinema, alle ragazze magari che vogliono fare le attrici o presentatrici? Beh, io consiglio di studiare, il mio motto è volli, sempre volli, fortissimamente volli. Lo si deve volere in maniera sincera, in maniera pulita. Non bisogna abbattersi, bisogna andare avanti, bisogna studiare e bisogna sempre cercare di comprendere profondamente quello che si è. Non fare mai niente che possa essere un qualcosa che vada contro la, certo, propria natura. Quindi la spontaneità, la testardaggine, bisogna essere volitive, bisogna studiare e bisogna anche avere fortuna.
Un applauso a Chiara Francini. Siamo andati velocissimi. Ieri più o meno le stesse domande ci abbiamo messo un bel po' di più. So, però si so. Vedono i tempi della presentatrice, i tempi televisivi. Quindi siamo andati velocissimi. Niente, intanto leggeremo due poesie del concorso che abbiamo dedicato alla Terra dei Fuochi in collaborazione con l'associazione Mediavox. Allora, Chiara, leggiamo la poesia di Maria Grazia Lubrano. Sì. E si intitola La Terra dei Fuochi. Istoriata terra magnificata dal popolo dei cavalieri, nelle viscere stipi, il sacrale sogno vegli. Ubertosa terra dai generosi frutti, dai roghi vista, dalle tossine corrotta, alle vetuste vestigia risorgerai. Un applauso. Questa è una poesia di Maria Grazia Lubrano. Un applauso a Maria Grazia Lubrano. Abbiamo un'altra poesia. E l'altra poesia la leggerà Luca. Il titolo è Camorra, fuoche e munnezza, spero di averlo detto bene. Impregna l'odore dei funerali, come niente si spezza la vita di madri. Padri con il peggiore dei mali, consegna la morte ai bambini come balocchi a Natale. Ieri terra di sole e mare, veniva chiamata oggi terra dei fuochi. Pura l'aria hanno ingannato e rubato, ma sola certezza ci resta. Cancro e tumori, buche riempite di carri seppelliti. Ma quale amore? Chi resta ancora? Seppure l'animo ci avete violentato, contadini senza dignità né coscienza e semi di solo veleni di becchino, sindaci svenduti e politici corrotti, non c'è spazio per la gente corretta. È legge di Camorra. La legge dov'era? Ah già, aspettava la bustarella che arrivava. Leandra D'Andrea. Grazie a Leandra D'Andrea. Bene, siamo arrivati purtroppo in chiusura, siamo stati benissimo con grazie te, veramente a voi, benissimo. Anch'io. Ti ringraziamo di cuore e veramente ti auguriamo tanta fortuna e di poter tornare qui l'anno prossimo perché avrai avuto tantissimo successo. Assolutamente, verremo a presentare Soap Opera o magari con tutto Alessandro, molto bello, con Alessandro con Genovesi, Alessandro, certo. Lo incontreremo e gli chiediamo di venire sì. qua. E porterà te ovviamente del cast, magari anche Diego. Ma certo, magari anche Fabio. Bene, siamo arrivati al momento però più importante, soprattutto il tuo premio. E come tutti i premi che si rispettino, l'Italian Movie Award quest'anno, come sai, questo festival si chiama Valsele Film Festival, quest'anno è diventato più grande, cambiando nome abbiamo scelto un logo importante che è il Vitruviano di Leonardo, che è stato realizzato da un artigiano, quindi anche il premio in sé per sé è molto importante, è numerato, quindi per dare appunto questa importanza sarà il tuo premio e ad ogni premio sarà associato un momento d'arte, l'abbiamo chiamato così, quindi non vogliamo dare il premio al migliore attore, la migliore attrice, ma un semplice momento d'arte, perché in ogni film c'è un momento d'arte importante. Certo. E in Pazze di me il momento d'arte per noi importante è il tuo e ti leggo la motivazione. Vai. Per le sue grandi capacità nell'interpretare con accattivante maestria e originalità un ruolo eclettico e poliedrico come quello di Beatrice nel film Pazze di me di Fausto Brizzi, Italian Movie Award 2014 a Chiara Francini. Grazie. Ti consegna il premio Edmondo Gallo di Tecnoscuola, che è una delle società che ci sostiene. Vieni Edmondo. Allora è con onore che consegno il premio a Chiara Francini, però consentitemelo di dire, oltre ad un'attrice eccezionale, conduttrice eccezionale, una donna bellissima, più bella dal vivo che in televisione. Complimenti. Grazie. Grazie mille, grazie. Seems to shine in your blood. Can I just have one more moon dance with you, my love? Questo è un festival che o lo ami o lo odi, ma sicuramente lo senti. Io personalmente lo amo. Premieremo il concorso di poesie dedicato alla Terra dei Fuochi che ha organizzato l'associazione Mediavox insieme al Nadir e premierà il presidente della giuria che è anche qui e che ringraziamo che è venuto posta per il nostro festival, il presidente della giuria dell'Italian Movie Award, il dottor, professor e ricercatore di fama internazionale Antonio Giordano. Com'è stato presiedere la giuria dell'Italian Movie Award e quanto è importante che un festival parli di ambiente per te che stai dedicando gran parte della tua vita nonostante i tuoi tanti impegni all'ambiente? Poi magari dopo parliamo con calma, giusto un accenno. Per me è stato molto importante perché io sono abituato a revisionare lavori scientifici, tecnici, così,
però vedere come viene tradotto un messaggio così forte e importante in maniera comunicativa, educativa creativa, veramente è stata un'esperienza eccezionale. È stato molto difficile poi poter scegliere realmente e poter dire qual era il migliore. Se fossimo stati nella condizione di dare un premio a tutti sarebbe stato proprio l'ideale, però è importante veramente rendersi conto di quanto i giovani stiano avvertendo la pericolosità, diciamo, di un ambiente maltrattato e non curato da noi uomini stessi, quindi siamo noi i responsabili del nostro dramma, purtroppo. Noi non abbiamo solamente dedicato due categorie per i cortometraggi, ma abbiamo anche organizzato, soprattutto è stata organizzata dall'associazione MediaVox e dal Nadir, questo concorso di poesie che ha avuto anche molto successo qui nelle serate, perché poi le poesie sono state lette da tutti gli artisti ospiti e sono piaciute molto al pubblico. È stato organizzato appunto questo concorso di poesie che si chiama La Terra dei Fuochi. E noi vogliamo iniziare appunto premiando poi tutti i poeti qui sul palco, quindi voglio chiamare con un applauso Viridiana Miriam Salerno e tutti i ragazzi dell'associazione MediaVox che hanno collaborato all'organizzazione appunto del concorso di poesie. Buonasera a tutti, per me è davvero un onore concludere questa sera con la premiazione di questo concorso che abbiamo molto sentito, sia la MediaVox che il Nadir. In tal senso ringrazio qui con me il presidente, l'avvocato Raffaele Di Matteo della MediaVox, e il direttore editoriale del Nadir, il dottor Nicola Capolupo, con tutto lo staff che ci fanno gli aggiornamenti in diretta. Una tematica sentita, difficile, ma che dava un duplice messaggio per noi fondamentale, un messaggio di denuncia ma anche di speranza. Con la poesia, con la cultura in tutte le sue mille sfaccettature si può sperare, si può credere in un mondo migliore. Grazie a persone come il professor Giordano possiamo realizzare una piccola goccia di solidarietà nella speranza appunto di un mondo migliore. È davvero per noi un onore avere qui tutti i poeti e io penso di passare subito alla premiazione, però prima un piccolissimo regalo per Carlo, questa raccolta che abbiamo pubblicato di tutte le poesie premiate, e ovviamente per il presidente della giuria consegna il nostro presidente una piccola goccia di solidarietà con i fondi raccolti e il catalogo di tutte le poesie. Vi ringrazio perché sono poesie sentite che hanno raccolto poeti da tutta Italia, quindi non solo persone che vivono nella Terra dei Fuochi, ma italiani che sentono forte il problema. Grazie. Premiamo le quattro poesie vincitrici della giuria popolare più votate su Facebook: Leandra D'Andrea, Camorra, Fuoc e Munniz. Poi Maria Grazia Lubrano, La Terra dei Fuochi. Poi Paola D'Angelo, Un Cielo Ancora. E Luciana Esposito, Nella Terra dei Fuochi. Luca, passi alle altre quattro. Sì, proseguiamo con le poesie vincitrici della giuria tecnica. Chiamo sul palco Elisa Carrafiello, Una Terra, il titolo della poesia. A seguire Rosanna Avagliano con L'innocenza che brucia. E ancora Tiziana Fiore con Pochi attimi. Ed infine Vanessa Pignalosa con Tra bimbi nella terra dei fuochi. Adesso il premio della critica va a Lucia Merola con La Terra dei Fuochi. Premi che sveliamo in diretta perché ancora non lo sanno. Beh, allora auguri. Ed auguri anche al premio Incisività Poetica ad Erika Argenziano con La Terra del Pianto. Premio Intensità del Messaggio a Biagio di Porzio con Assurda Incoscienza. Poi proseguiamo. Premio Originalità a Iole Mustaro con Storia Vera. Dobbiamo proseguire con le quattro menzioni d'onore. Antonella Troisi con Dolore, Franca Filippini con Io Terra dei Fuochi. A seguire Elena Tabarro con Senza Titolo. Ed infine Immacolata Maddaloni con Senza Titolo. Ancora un doppiaggio c'è stato, però va bene così. E chiudiamo con le cinque menzioni speciali. Antonio Pascucci, La Terra dei Fuochi.
Maria Nunzia Panico Borrelli era gioia e amore, nata vuota, sta terra dei fuochi. Ciro Borrelli in arte Massenzio Caravita e a Munnezza sta Sembca. Francesca Candida, la terra del fuoco. Francesca Licari, senza titolo. E infine il premio speciale fuori concorso a Lorenzo Basile. Un applauso per tutti i partecipanti del concorso La Terra dei Fuochi. Viridiana. Lorenzo Basile lo invitiamo sul palco perché anche il coordinatore di tutti i poeti veramente ci ha dato una mano grandissima nel coordinarli. Chiunque non è presente stasera può richiedere poi l'attestato alla Mediavox, provvederemo a spedirglielo. Grazie. Spazio alla musica e cominciamo il red carpet per la discesa di Cristiana Capotondi. A più tardi. And I know that the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. Anytime I touch you, you just tremble inside. And I know how much you want me that you can't hide. Cristiana, tu sei qui stasera. Innanzitutto ti ringrazio, so che avevi tantissimi impegni. E sei qui stasera per un film che ha vinto due Davide Donatello, è La mafia uccide solo d'estate di Piff, che è un film, come dicevamo prima, noi quest'anno abbiamo dedicato il festival all'ambiente, però anche il film di Piff è una commedia. Sappiamo che in Italia si girano tante commedie, ma non è la classica commedia che siamo abituati a vedere gli ultimi anni. È una commedia che parla anche di cose molto serie e importanti. Tu nel ruolo di Flora, che ripercorre un po' il periodo di Palermo al tempo delle stragi, poi di Falcone e Borsellino, ci vuoi raccontare un po' come ti è stato proposto da Piff questo film? Appena hai letto la sceneggiatura, cosa hai pensato? Io ho visto questo film e sono rimasto veramente, ho finalmente detto, l'ho incontrato da Luciana Della Fornace al congresso dell'Agiscuola e gli ho fatto i complimenti, ho detto finalmente una commedia che volevo veramente vedere, che mi ha fatto anche piangere, non solo ridere. Quanto è stato importante per te questo film e che, appunto, di cosa parla questo film? Il film La mafia uccide solo d'estate è una ricostruzione romanzata degli anni, delle stragi più sanguinose di mafia a Palermo, ripercorre gli anni 70, gli anni 80 e arriva fino al funerale della scorta di Borsellino che avvenne nel luglio del 92. Sono stati degli anni che per il protagonista di questo film hanno significato la formazione e la crescita da neonato fino ad adulto, fino a vederlo diventare padre. Quindi sono degli anni che Piff, che ha vissuto realmente cronologicamente in quel modo, ha voluto ricostruire per gli spettatori, raccontando di come Palermo non si rendesse conto di quello che stesse accadendo e di come molti palermitani volessero tenere nascosto il fenomeno mafioso e di come quindi i figli di quei palermitani fossero cresciuti nella bambagia, pur sentendo le sirene, pur vedendo delle morti in strada, il fenomeno mafioso, diciamo la radicalità del fenomeno gli era per lo più tenuto nascosto. Spero che questo film, come tanti altri film che trattano di questo argomento, possano avere il merito di qualche modo riuscire a darti riuscire a farti guardare da fuori ed aver voglia di cambiare, ecco. Un applauso per Cristiano. Bene, purtroppo siamo arrivati agli sgoccioli e Cristiana, ti ringraziamo veramente di cuore per essere stata qui stasera. Grazie e a voi. So che devi tornare a Roma, quindi non vogliamo farti tardare troppo e è veramente è stato un piacere per me averti qui. Per me personalmente so che veramente hai fatto i salti mortali per esserci. Le ragazze che ci portano l'Italian Movie Award 2014 per Cristiana Capotondi. Consegna il premio il presidente della giuria, Antonio Giordano. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. Per la difficile
interpretazione di Flora, ruolo di spessore in un'opera di grande responsabilità, in cui ci hai donato una performance memorabile, entrando di diritto in quei momenti di cinema che restano nella storia, grazie ad un film come La mafia uccide solo d'estate, tra i migliori esordi cinematografici italiani di sempre. Italian Movie Award 2014 a Cristiana Capotondi. Volevo ringraziare e mi vorrei portare a casa anche la motivazione. È tua, è tua e c'è anche il numero. Il tuo numero è il numero 10. Perché io sono molto legata a questo personaggio. Perché quando, se posso dire una parola prestandola dal flora e fauna e dall'ambiente, certo. Quando mi è arrivato il copione io l'ho covato. Mi ci sono messa seduta sopra perché non era mio, cioè era di tante persone, dovevo ancora trovare una collocazione, dovevano scegliere un'attrice. Io ero una degli incontri di PIF, io mi sono messa lì, mi sono letta e riletta il copione, ho capito che volevano un'attrice bionda, sono arrivata al provino successivo bionda. Io sono castana. Consiglio per i ragazzi del masterclass. E quindi me lo sono proprio preso questo personaggio. E PIF, quando mi ha scelto, gli ho detto: vabbè, tanto non avresti potuto fare altrimenti perché ti avrei obbligato. Quindi. però è come quasi sempre nella vita, quando ti prendi le cose perché desideri farle, poi vanno bene. Questo film è veramente baciato. Da regista penso che anche PIF ha notato questo. Boh, non lo so, penso che sia stato contento. Insomma. Ha trovato poi quella che ha più amato e più interpretato meglio il suo personaggio. Sicuramente l'ho amato perché ce l'avevo nel cuore, insomma, volevo proprio farlo. E si è visto. Grazie. Si è visto. Ed il premio è meritatissimo. Grazie. Buona, mille. Buona serata, buona visione a tutti, professore. Grazie. Buon rientro a Filadelfia. Un applauso, un grande applauso per Cristiana Capotondi. You just tremble inside and I know how much you want. Grazie a Cristina. Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. And I know that the time is just right. And straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. Anytime I touch you, you just tremble inside, and I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you?